Galaxy e OnePlus Nord 2, che ha recentemente preso il posto del mio vecchio OnePlus Nord, preso 2 anni fa, appena uscito. Non avevo intenzione di cambiare telefono così presto, ma ho dovuto dare il mio vecchio Nord a mia sorella perché il suo vecchio A20e si era, come dire, disintegrato, quindi necessitava di un nuovo telefono. L'alternativa era prenderle un Galaxy A51 o A52, insomma quello che c'è adesso. Ho smesso di seguire la fascia media di Samsung da un bel pezzo, da quando ho cambiato il mio vecchio A20e. Vi ricordate che ho fatto il video sull'A20e? Mamma mia, che bei tempi! E quindi le ho detto: senti, ti do il mio Nord perché appunto questi telefoni di fascia media di Samsung non è che abbiano tanto da offrire, hanno una qualità scadente della fotocamera, dopo 2 anni sono già da cambiare, e quindi le ho detto: senti, ti do il mio Nord così sei a posto per almeno altri 4-3 anni. Ok, spiegatevi in breve come è arrivato il Nord 2 tra le mie mani, vi racconto come mi sono trovato, qual è stata la mia esperienza fino ad ora nell'utilizzo di tutti i giorni, vi racconto anche le principali differenze tra Nord e Nord 2, che, spoiler, non sono tanti. Il prezzo al lancio del Nord 2 è di 399 euro per la versione da 828 e 499 euro per la versione da 12256. Ovviamente memorie non espandibili, ha caratteristiche simili, molto simili al Nord originale, ma cambia una cosa in particolare, ovvero il processore, il SoC che stranamente hanno deciso di adottare, però vabbè, ci arriviamo dopo. Il processore è un MediaTek Dimensity 1200i. Per quanto riguarda il design è molto simile, diciamo che è una fusione tra il Nord e il OnePlus 9. Nulla di particolarmente speciale, il frame è in plastica, il retro invece inizialmente pensavo fosse in policarbonato, ma in realtà si è rivelato essere un Gorilla Glass, così come lo schermo. Il vetro posteriore, ragazzi, è in un vetro satinato, a parte il logo che è lì completamente liscio. Per alcune persone forse può essere un problema perché è molto facile che scivoli dalle mani, in quanto ha questa texture satinata che non ha grip. Le caratteristiche dello schermo sono bene o male sempre quelle, pannello OLED da 90 Hz, risoluzione Full HD Plus, insomma a questo prezzo non saprei veramente cosa potrebbe fare di più OnePlus. Giusto, questa è la versione da 828, se non l'avessi ancora detto. Una cosa che mi fa smattire, ragazzi, perché a quanto pare è diventato un marchio di fabbrica per tutti i telefoni di questa fascia di prezzo dai 600 euro in giù, è il mento. Il mento, ragazzi, nel 2021, perché è uscito nel 2021, non si può più vedere. C'è questa cosa, ragazzi, della grandezza del mento che è direttamente proporzionale al costo del telefono. Quindi più un telefono si avvicina alla fascia budget, quindi da 200 euro ai 600 euro, più il mento diventa una feature, che te lo devono vendere per forza. Invece avvicinandosi sempre di più agli 800, 900, 1000 euro, ci sono telefoni appunto senza mento, cioè questo va a ridursi sempre di più man mano che ci avviciniamo ai 1000. Una cosa che davvero non riesco a spiegarmi riguardo lo schermo, non so se si tratta dello schermo o del sistema operativo, ma la navbar è appiccicato al mento inferiore e questo non va bene, non c'è nessun margine. L'audio, qui OnePlus ha dimostrato ancora una volta di saper ascoltare la sua utenza e di imparare dai suoi trascorsi. L'audio finalmente è stereo, grazie. È la cosa che forse più mancava nel Nord originale, l'audio era mono, però si sentiva fortissimo e qui si sente altrettanto forte, però manca ancora di quella corposità, di quella profondità che contraddistingue l'audio dei top gamma. Per me, ragazzi, la qualità viene prima di tutto, poi se si sente forte quello è un valore aggiunto. Io mi aspetto veramente grandi cose dal Nord 3. Non è che si stia comportando male OnePlus, ma delle volte fa quelle scelte che vi lasciano, non so, l'amore in bocca, che vi lasciano perplessi. Ma quindi, all'atto pratico, come si comporta? Ragazzi, continuerò a dirvi che questo telefono non ha nulla di lontano da quanto abbiamo già visto con il OnePlus Nord in gaming, durante l'editing su Lightroom non ha fatto trasparire nessuna fatica, si comporta
veramente molto bene. Il processore all'interno, ovvero il MediaTek Dimensity 1200 AI, si comporta inaspettatamente bene. Dico inaspettatamente perché in passato ho avuto dei trascorsi con MediaTek davvero disastrosi, specialmente con i tablet Huawei all'epoca. Qualcuno si ricorda? A quanto pare MediaTek fa sul serio e questa collaborazione con OnePlus si sta rivelando veramente interessante. Presunta non scalda neanche tanto, solo quando ci sono in esecuzione dei processi particolarmente pesanti, e neanche lì davvero non nulla da dire, non scalda tantissimo. La batteria è un 4500 mAh contro i 4115 del Nord originale. Riesco a fare benissimo le 6-7 ore di schermo acceso, delle volte anche 8 ore volendo, però questa cosa è abbastanza soggettiva perché dipende tantissimo che utilizzo ne facciamo del telefono. Lo ricarico praticamente solo quando vado a letto, con la batteria residua che delle volte si assesta sui 25-30%. Col caricabatterie da 68 watt riesco a caricarlo in meno di un'ora, fino al 100%. Il primo Nord aveva il caricabatterie da 30 watt. Ah, un'altra cosa, siccome lui riesce bene o male a capire come viene utilizzato, riesce a distribuire in maniera diversa il wattaggio a seconda di quando esattamente va in ricarica. Con questa cosa riesce a preservare la batteria e a non danneggiarla. Il sistema operativo è Android 11 con OxygenOS 11.3. Niente male davvero, solo che ci sono quei problemi. Oddio, non so se definirli problemi, anzi sì, definiamoli problemi, perché credo proprio che alcune app non riescano a comportarsi bene. Non è un problema di rallentamenti eccetera e di performance, no, quello assolutamente no, si tratta più di un problema di adattamento. Ho l'impressione che alcune app non riescano ad adattarsi al meglio, un po' come questo problema della navbar che... Per carità, l'esperienza con OxygenOS è top tier, solo che non riesco a capire queste cose che danno fastidio. Non capisco se è colpa della, come dire, della cosiddetta color OSizzazione, quindi con la fusione con Oppo. Non sto neanche seguendo più la cosa perché onestamente non mi interessa più di tanto. Ritengo che OnePlus abbia perso la sua identità in qualche modo, specialmente da quando se n'è andato Carl Pei, ha cominciato ad andare giù in picchiata e ormai non so più che direzione sta prendendo. Ed è veramente triste questa cosa, perché ho sempre, come dire, avuto quella curiosità verso OnePlus, quel non so che di fan, ok? Ma insito proprio. Ma bando ai sentimentalismi, al fatto che OnePlus stia perdendo la sua identità, OxygenOS resterà per sempre, almeno per me, uno dei migliori sistemi operativi. Per la sua velocità, per la sua semplicità, è veramente tanta roba. Mi stupisce che certe cose siano completamente diverse dal OnePlus Nord 1. Certe funzioni, certe animazioni, nonostante la versione di OxygenOS sia uguale. Queste diversità ci portano un po' all'ultimo atto di questo video, ovvero la fotocamera. Il software della fotocamera in OnePlus Nord 2 è proprio, non è lontanamente paragonabile al software del Nord originale. Certe funzioni o non ci sono più o sono state spostate completamente da un'altra parte, in un'altra modalità, tipo la possibilità di registrare in 21 noni che non si può più cambiare al volo, ok, nell'interfaccia video, bensì dobbiamo andare nella sezione movie, nella modalità movie, per registrare in 21 noni, e qui non si può registrare in 16 noni. Insomma, è stato tutto completamente sconquassato. Sarà che adesso con l'integrazione del nuovo processore abbiano avuto necessità di cambiare certe cose. E a proposito del nuovo processore, sono disponibili nuove funzioni basate sulla machine learning, sull'intelligenza artificiale, l'AI, questa funzione che troviamo qua sopra, che riconosce quello che stiamo fotografando, la scena che stiamo fotografando, il soggetto che stiamo fotografando, in maniera tale da permettergli di tweakare, di modificare un po' certe funzioni, come l'esposizione, lo sfocato, la luce e insomma queste piccole modifiche. Funzione che non uso praticamente mai, uso più l'HDR. L'HDR non è male, è veramente buono. Mi sarebbe piaciuto più che altro avere una funzione che permettesse di scattare direttamente
in RAW ogni volta che premiamo lo shutter, ma questo non è disponibile sull'app insomma di OnePlus. Per questo uso Gcam di Google, che permette di fare cose semplici ma al volo. Inizialmente il sensore da 50 megapixel non mi ha convinto al 100%, poi ho visto che comunque il OnePlus Nord ne aveva 40, una quarantina di megapixel, e alla fine ho detto: sai che può essere veramente interessante come cosa, perché comunque aiuta a catturare quei piccolissimi dettagli, quei dettagli finissimi. I colori dei JPEG sono abbastanza neutri, senza nessuna particolare prevalenza. Il gran angolare da 8 megapixel, in realtà possiamo anche saltare questa parte perché non è nulla di interessante, non fa gridare al miracolo, è lo stesso gran angolare che troviamo bene o male anche nel Nord originale. Mi aspettavo tutt'altro che delle foto molto soft, perché la nitidezza è assente. Registrazione video in 1080 fino a 60 fps e 4K a 30 fps. La qualità non è male, da medio gamma, insomma nulla di diverso dal Nord. La stabilizzazione c'è sia a livello del sensore sia a livello digitale. È possibile attivare la stabilizzazione digitale, che aggiunge quel crop in più ma stabilizza ulteriormente l'immagine. Davvero qui, ragazzi, è impeccabile. Nonostante mi faccia incazzare delle volte OnePlus con le sue solite scelte, che delle volte sono insensate, cambia cose, le mette da un'altra parte. Insomma, deciditi una volta per tutte, OnePlus. Ok? Grazie. Però nonostante ciò ha dimostrato di saper ascoltare e di saper ancora sfornare telefoni budget, telefoni low budget. Comunque con low budget non intendo telefoni scadenti, ok? Perché questi sono dei surrogati top gamma. E soprattutto mi ha fatto piacere che non c'è stato nessun sovrapprezzo per quanto riguarda il costo al lancio del Nord 2, nonostante abbia qualcosa in più, tipo il nuovo sensore, l'audio stereo. Sono veramente curioso di vedere come andrà a devolversi questa situazione del Nord con il Nord 3, quando uscirà quest'estate. A quanto pare, ragazzi, sta facendo un ottimo lavoro con OnePlus Ace, sto seguendo un po' la cosa, non è male, nel senso ho visto che costa di meno di un OnePlus Nord e offre caratteristiche uguali, identiche, a parte lo schermo, che comunque è un Full HD Plus ma con 120 Hz, a un prezzo inferiore. E ciò mi sta facendo un po' pensare, non so, da noi non esiste ancora, esisterà credo nel mercato indiano e nel mercato cinese, da noi non so quando arriverà e se arriverà. Fino ad allora mi raccomando, continuate a sfondare il tasto mi piace, perché questo video finisce qui. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi, mi raccomando, e ci rivediamo alla prossima.